Buonasera e bentornati in questa nuova puntata di Prometeo. Nuova puntata, ma la situazione meteorologica non cambia, purtroppo ancora instabilità, continue perturbazioni atlantiche che caratterizzeranno il tempo anche nei prossimi giorni e, ahimè, anche nel weekend di Pasqua. Quindi state con noi perché vi daremo tutti i dettagli. Ci sarà maltempo a macchia di leopardo sull'Italia, quindi occorrerà essere sempre aggiornati sul tempo. Molte sono le notizie di oggi, iniziamo dal sommario. Nuvole e piogge rimangono le protagoniste del tempo sull'Italia. Il sole riesce a scalfire il tappeto di nuvole, ma solo per qualche ora. Insiste il freddo al nord, con nuove nevicate in arrivo sulle Alpi. Sempre più conferme su un weekend pasquale fortemente instabile sull'Italia. Sole, nuvole e piogge si alterneranno a gran ritmo su tutte le regioni, ma le temperature saliranno ovunque. 27 comuni al 100% rinnovabili in Italia e 11 milioni di tonnellate di vetro riciclate nel 2011 nell'Unione Europea. Sono questi i risultati raggiunti nella svolta verso la sostenibilità ambientale. L'allunaggio dell'Apollo 11 nel 69 sarebbe stato un colossale falso realizzato in uno studio cinematografico, è quanto sostengono alcuni cospirazionisti, ma a sostegno della propria ipotesi nessuna prova. Primavera che tarda ad arrivare non solo in Italia ma in tutto il nostro continente, che è assediato da neve e da ghiaccio, soprattutto l'Europa centrale. La situazione è davvero difficile, soprattutto per il traffico. Ecco, guardate qua quello che succede quando le temperature vanno di molto al di sotto dello zero e nevica abbondantemente. Temperature di molto al di sotto dello zero, perché a Mosca si sono registrati meno 8 gradi, così come a Kiev, meno 7 a Varsavia, meno 5 a Berlino, Londra e Parigi a 0 gradi, 13 gradi invece a Barcellona e 15 ad Atene. Lì la situazione è ben diversa, ma il maltempo ha colpito soprattutto l'Albania. Vediamo qua le immagini, frane e smottamenti a causa delle abbondanti precipitazioni si sono registrate in varie zone del paese, ma la situazione più drammatica è a Durazzo, dove un grande smottamento ha interessato la collina di Zurilave. Grandi quantità di fango sono scivolate sulla strada costiera, sommergendo parzialmente abitazioni e attività commerciali, soprattutto bar, ristoranti, hotel, numerosi in questa zona. Trovate tutti gli aggiornamenti sul nostro sito internet clasmeteo.com, ma per vedere qual è la situazione nel nostro continente con l'occhio del satellite colleghiamoci subito con il nostro meteorologo Davide Dalla Libera. Buonasera Davide, a te. Buonasera a te Serena, buonasera a tutti. È proprio dal satellite che iniziamo ad analizzare la situazione in Europa e che ci dimostra come sia invasa da diverse perturbazioni, situazione che permane ormai da diverse settimane. Perturbazioni a carattere freddo sul centro-est Europa, dove le temperature sono ben al di sotto della media, ben al di sotto dello zero, e invece il maltempo dalle caratteristiche autunnali, quindi proveniente dall'Atlantico, sul restante Europa centro-occidentale, quindi con molta pioggia e dove soffia anche vento molto forte tra il Portogallo e la Spagna. Per quanto riguarda le temperature, guardate quest'oggi le temperature massime molto basse, vicine allo zero su gran parte dell'Europa centro-orientale, temperature invece molto miti sul Portogallo, sulla Spagna e anche su parte della Francia. Domani mattina sarà un risveglio gelido, ancora una volta su tutta l'Europa centro-orientale, ma anche sulle isole britanniche, con temperature al di sotto dello zero. Guardate questa mappa, ci illustra la copertura nevosa, quindi dove è presente neve o ghiaccio al suolo in questo momento in Europa, e tutta l'Europa centro-orientale è ricoperta da neve o ghiaccio e anche gran parte delle isole britanniche, una situazione quasi eccezionale. E nella giornata di domani ancora delle nevicate sono attese, vedete, su gran parte dell'Europa centro-orientale, seppur comunque di debole intensità. Ma cosa accadrà durante il fine settimana pasquale? La situazione cambierà di poco, ancora molto freddo sull'Europa centro-orientale, dove nevicherà ancora debolmente, vedete le aree colorate in grigio, mentre la pioggia colorata in verde interesserà tutta l'Europa centro-occidentale, soprattutto il Portogallo, la Spagna e la Francia, e questa stessa perturbazione, poi vedremo più tardi, giungerà purtroppo sull'Italia. Per quanto riguarda le temperature, ancora basse, però in lieve aumento, vedete, supereremo i 5-6 gradi anche sulla Germania, sulla Polonia e sull'Ucraina, quindi temperature in lieve aumento, ma ancora ben al di sotto della media del periodo. Insomma, non si può assolutamente abbassare la guardia, Davide, ma purtroppo questo periodo di tregua che ha riguardato l'Italia è durato davvero poco, perché domani soprattutto coloro che abitano al nord dovranno di nuovo aprire l'ombrello. Eh sì, proprio così, soprattutto tra il pomeriggio e la sera una nuova, l'ennesima perturbazione di questo piovosissimo mese di marzo interesserà ancora le regioni settentrionali, ma anche in parte quelle centrali. Vedete, eccolo qui, le zone in cui pioverà di più, soprattutto tra il pomeriggio e la sera, le aree colorate in azzurrino stanno indicare
dove la pioggia supererà anche i 20-40 mm e ritornerà, pensate, la neve nuovamente sulle Alpi fino a quote piuttosto basse per il periodo, oltre gli 800-1000 metri di quota, altri 15-20 cm sono attesi soprattutto sulle Alpi orientali. Cosa che accadrà sul resto d'Italia? Molte nuvole e poche ore di sole, come detto il peggioramento. Domani giungerà sul nord Italia tra il pomeriggio e la sera con deboli piogge che bagneranno tutte le regioni entro la notte e le temperature si mantengono ancora un po' basse, al di sotto della media, ma aumenteranno sul finire della settimana. Al centro tante nuvole sulla Toscana e sul Lazio, anche sull'Umbria, va meglio lungo il versante adriatico con qualche ora di sole, specialmente in mattinata, poi anche qui il cielo si coprirà tra il pomeriggio e la sera. Sulle regioni meridionali vedete instabilità sulla Campania, sulla Calabria e sulla Basilicata, qui in serata qualche piovasco anche in Puglia, ma qui il tempo sarà per lo più stabile e anche particolarmente mite. Mite sulle due isole maggiori, dove la temperatura vedete potrà superare addirittura i 20 gradi, qualche temporale atteso nel pomeriggio in Sicilia, brutta giornata invece sulla Sardegna, dove atteso l'arrivo di molte nuvole già a partire dalla mattinata, poi delle piogge e anche dei temporali tra il pomeriggio e la sera. Quest'oggi Prometeo vuole parlare di risultati, ottimi risultati direi dal punto di vista delle energie rinnovabili e dell'ecosostenibilità, perché sono ben 27 i comuni 100% rinnovabili. In questa realtà si hanno un mix di impianti diversi che coprono interamente i fabbisogni elettrici e termici dei cittadini residenti. A dirlo è il rapporto di Legambiente, Comuni Rinnovabili 2013, presentato oggi al GSE, che è il gestore dei servizi energetici, una mappa dell'energia verde in Italia che assegna il primo premio alla cooperativa eWork Prade, al comune di Prato allo Stelvio in provincia di Bolzano per i risultati raggiunti. Il segreto di Prato allo Stelvio è la gestione delle reti e degli impianti, che consente, pensate, di garantire bollette del 27% in meno per l'elettricità e del 62% in meno per il riscaldamento delle case e i soci della cooperativa rispetto alla media italiana. Guardiamo insieme alcuni dati perché sono davvero interessanti. Allora, oltre ai 27 comuni 100% rinnovabili abbiamo i comuni 100% puliti per l'energia elettrica e sono arrivati a 2.400, quindi sono davvero tanti. I comuni del solare invece sono 7.937, vuol dire che in 7.937 comuni c'è almeno un impianto che va ad energia solare. I comuni dell'eolico sono 571, i comuni del mini idroelettrico sono 1.053, i comuni della geotermia 369 e i comuni delle bioenergie sono 1.494. Avanti così, questo è un ottimo risultato. Dal punto di vista dell'Unione Europea, anche qui continuiamo ad andare avanti con l'ecosostenibilità e soprattutto con la gestione dei rifiuti. C'è un risultato davvero importante perché il tasso medio di riciclo del vetro nell'Unione Europea ha superato per la prima volta la soglia del 70%, con oltre 11 milioni di tonnellate di vetro raccolte nel 2011 per essere riciclate. Il dato è stato pubblicato ieri dalla Federazione Europea dei Contenitori in Vetro, che assegna all'Italia il quarto posto in Unione Europea dopo la Germania, la Francia e l'Inghilterra. In base ai dati del 2011, il riciclo del vetro ha portato un risparmio di oltre 12 milioni di tonnellate di materie prime, sabbia, carbonato di sodio e carbonato di calcio, insieme a una riduzione di oltre 7 milioni di tonnellate di anidride carbonica e un risparmio del 2,5% di energia per oltre 10% di vetro riciclato nel forno. Trovate tutti gli aggiornamenti e i dati sul nostro sito internet classmeteo.com. Adesso invece approfondiamo quello che sta facendo il satellite Landsat della NASA, che è stato lanciato in orbita allo scopo di controllare lo stato di deforestazione della Terra, e sembra proprio che i primi risultati siano arrivati. Approfondiamo con il servizio. L'ultimo satellite del programma Landsat della NASA, messo in orbita l'11 febbraio scorso, ha iniziato a scrutare e monitorare le foreste, raccogliendo le prime immagini della superficie terrestre a livelli di precisione impressionanti. Il satellite è in grado di fornire immagini a colore naturale che riproducono esattamente il paesaggio così come lo vedrebbero i nostri occhi, ma riesce a vedere anche a lunghezze d'onda inaccessibili all'occhio umano. Lo strumento Operational Land Imager a bordo del satellite raccoglie la luce riflessa dalla Terra nel visibile e nel vicino e corto infrarosso, mentre il Thermal Infrared Sensor opera nell'infrarosso termico. L'intensità della luce emessa dalle lunghezze d'onda misurate da questo sensore dipende dalla temperatura superficiale, perciò le immagini distinguono le zone più calde, che appaiono più luminose, da quelle più fredde e scure.
Una delle più importanti applicazioni è la possibilità di determinarne la quantità di acqua utilizzata nei campi agricoli. Quando l'acqua evapora dalle foglie a causa di un eccessivo rifornimento idrico, le piante si raffreddano e proprio questa variazione di temperatura viene rilevata dal satellite. Una funzione essenziale per garantire un'efficace gestione delle risorse idriche nelle regioni aride e semiaride. Ma il lavoro è solo all'inizio. Gli strumenti devono ancora essere ben calibrati e tarati. Il satellite sarà attivo per la fine di maggio e sarà rinominato Landsat 8, mentre i dati raccolti saranno aggiunti al Landsat Data Archive e poi distribuiti gratuitamente su internet. Ultime notizie dal mondo, la terra questa notte ha tremato in Taiwan, allora colleghiamoci subito con il nostro meteorologo Davide Dalla Libera per gli ultimi aggiornamenti. A te Davide. Sì, diamo subito appunto delle indicazioni su questo terremoto avvenuto a Taiwan nella notte italiana, alle ore 3 italiane, ovvero alle ore 10 locali. Magnitudo di 6.0, quindi piuttosto forte, una profondità di 20,7 km. Andiamo anche a vedere appunto le immagini che ci sono giunte in redazione poco fa per quanto riguarda questo sisma che ha creato ovviamente diversi danni, purtroppo circa una ventina di feriti e anche un morto. Ma le immagini più, diciamo, più interessanti riguardano, vedete, quelle che state vedendo, come si sono comportati appunto gli abitanti di Taiwan sia in ufficio che anche a scuola, e vedete quasi la tranquillità e soprattutto guardate l'ordine con cui sono usciti dalle scuole queste scolaresche, questi bambini appunto probabilmente delle elementari. Ordine quindi significa anche una gran sensibilità a questi eventi che purtroppo in Italia succedono, ma la sensibilità per quanto riguarda i terremoti in Italia purtroppo non c'è. Queste immagini che avete appena visto riguardano l'allunaggio di Neil Armstrong, lo conosciamo tutti, l'allunaggio che è avvenuto nel 1969, però noi ci siamo chiesti, dato che ci sono tante teorie dei complotti lunari, se l'allunaggio è avvenuto veramente o no, e ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, quindi vi invito a rimanere con noi. Intanto ringrazio tutti i Meteo Warriors per foto e video che ci avete spedito in questi giorni, continuate a farlo, è molto semplice, scattate foto, registrate video, per l'appunto poi andate sul nostro sito internet classmeteo.com e caricate il materiale. Potete farlo anche sui social network, ci trovate su Facebook alla pagina Class Meteo, ecco, schiacciando mi piace potrete ricevere direttamente tutti gli aggiornamenti delle previsioni del tempo, però non solo, ancora più importante, la possibilità di interagire direttamente con noi, quindi se avete dubbi, domande, ecco che ci potete scrivere qui, così vi diamo tutte le risposte. E poi visitate anche la pagina che è dedicata a questa trasmissione, la potete raggiungere direttamente dalla pagina di Class Meteo, ecco, proprio come stiamo facendo adesso, schiacciate Prometeo, eccola qua, ci trovate qui. Scegliete insieme a noi gli argomenti da trattare. Se siete curiosi e avete qualche domanda particolare, ecco che cercheremo come sempre insieme le risposte. Adesso qualche secondo di pubblicità, dopo continuiamo con gli approfondimenti che vi ho detto, quindi state con noi. A fra poco.